Lorena era serena e non mi aveva mai parlato di problemi. Era una casalinga e una madre esemplare. Era tutto per me e eravamo molto legate. Ora desidero conoscere la verità. Queste sono le parole di Silvana Paolini, sorella di Lorena, una donna trovata morta a Ortona, in provincia di Chieti, il 18 agosto scorso. Secondo l'autopsia, si è trattato di un omicidio. Sul collo di Lorena è stato trovato un segno sospetto che indica strangolamento. Il marito della vittima, Andrea Ceri, imprenditore nel settore delle pompe funebri, è stato indagato per l'omicidio. Era stato proprio lui a dare l'allerta, dichiarando di aver trovato la moglie agonizzante sul divano di casa. Inizialmente si era pensato a un malore o a un suicidio, ma il segno sospetto sul collo ha spinto i soccorritori a escludere queste ipotesi. Di conseguenza, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio, prima a carico di ignoti e ora, ufficialmente, a carico del marito. Andrea Ceri è stato interrogato dalla procura il 21 agosto. Durante il primo interrogatorio ha collaborato, ma ha negato ogni coinvolgimento nella morte della moglie, confermando di aver trovato Lorena in fin di vita al suo ritorno a casa. Gli inquirenti rimangono scettici e proseguono le indagini per ricostruire i dettagli del caso. Tra gli aspetti da chiarire vi è l'arma del delitto, ovvero l'oggetto con cui è stato commesso l'omicidio. Inoltre sono in corso accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita di Lorena, con particolare attenzione all'analisi dei telefonini e delle telecamere nella zona, per monitorare i movimenti, in particolare quelli del marito. Sarà cruciale stabilire con precisione gli orari d'ingresso e uscita di Andrea Ceri dalla sua abitazione. Ceri ha fornito una versione dei fatti alla sorella della moglie, dicendo che quel giorno aveva informato Lorena di non essere tornato a casa per pranzo. Sarebbe poi rientrato a casa, trovandola in condizioni agonizzanti. La sorella di Lorena ha spiegato: «Mi ha detto di essere tornato a casa dopo mezz'ora e di aver trovato Lorena sulla poltrona». Silvana, la sorella di Lorena, ha ricordato il momento in cui è stata informata della tragedia. «Ho ricevuto una chiamata dal telefono di mia sorella alle 14.02. Ho pensato che mi volesse comunicare che non voleva più andare al mare. Invece, era mio cognato Andrea che mi chiedeva di andare subito a casa loro. Quando ho visto i carabinieri, ho capito che era successo qualcosa di grave. La conferma è arrivata vedendo tutti piangere». Determinata a scoprire la verità, Silvana ha incaricato l'avvocato Francesca Di Muzio, docente di diritto e procedura penale e di giustizia riparativa all'Università IUSVE di Verona, di rappresentarla come parte offesa. Si indaga anche sull'eventuale movente dell'omicidio. Ai microfoni del TG1, Silvana ha rivelato un dettaglio significativo. «Andrea mi ha detto che aveva avuto un piccolo diverbio con mia sorella». Anni fa, Lorena e Andrea si erano separati per poi ricomporsi. Sebbene sembrassero una coppia felice, ora la sorella di Lorena teme che questa felicità fosse solo un'apparenza.